Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Undertale, episodio forse 9, 9, sì 8 o 9, non ricordo bene. Comunque signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di condividere il video con tutti gli amici, vi ricordo di seguirmi, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Fatemi sapere se vogliamo continuarla, perché dico voglio capire oramai come va a finire. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. Dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando andiamo in live, e vi ricordo di guardare in descrizione il link in cui trovate tutti i link su cui, tutto con cui potete fare tutto quello sul canale, ovvero donazioni, abbonamenti, il link dei social e anche i link dei canali che si sono abbonati al mio canale. Quindi fate un salto da loro e vedete un po' i loro contenuti. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok, allora l'ultima volta abbiamo combattuto con Papyrus. Oi, vai anche tu a vederla di nascosto. Ma cosa? Mitico. È la più giusta, vero? Da grande voglio essere proprio come lei. Ehi, non dire ai miei genitori che sono qui. Ah, ma di che sta a parlare? Ma che? Ma che si è fumato qui, l'omino senza braccia? E questo invece che vuole? Questo è un fiore dell'eco. Ripete di continuo l'ultima cosa che sente. Questo è un fiore dell'eco, ripete di continuo l'ultima cosa. E quello a fianco chi è? Io ve lo. Vabbè, lasciamo perdere. Parliamo con Sans, signori. Cosa? Mai visto uno con due lavori prima? Per fortuna due lavori vogliono dire doppie vacanze retribuite. Ah, compri bella idea, bella idea. Vado da Gribbly, vuoi venire? Chi è Gribbly? Andiamo da Gribbly. Beh, se insisti, mi staccherò dal mio lavoro. Chi è Gribbly, signori? Ma lo devo seguire io? Qua giù, conosco una scorciatoia. Ok. Ah, sta a fare tutto da solo. Ok. Ah, siamo andati al bar. Scorciata veloce, eh? Sì, infatti, velocissima. Ciao, gente. A lui conosce tutti, praticamente. Saluti, Sans. E là, Sansi. Lo chiamano anche Sansi. Che cosa carina. Ehi, Sans, non eri qui a fare colazione pochi minuti fa? Prende e fa qualsiasi cosa. No, è da almeno mezz'ora che non faccio colazione, ok. Starai pensando al brunch. Al brunch. Che simpatico, Sans. Ecco, mettiti comodo. Grazie mille, amico mio. E quindi? Ops, occhio a dove ti siedi. A volte lì strambuie ti mettono cuscini rumorosi sui sedili. Ho capito, abbiamo fatto. C'avevamo il cuscino con pernacchia. Comunque, che vuoi, patatine o hamburger? Ma due patatine me le mangerei. Sembra davvero buono. Gribbly, prendiamo una doppia ordinazione di patatine. L'uomo torcia che non passa, non apre le porte, signori. Passa direttamente attraverso. Allora, che ne pensi? Ma è tutto così questo episodio? No, tuo fratello è un figo, certo. Certo che è figo, lo so. Lo sai anche tu quando indossassi quell'abito ogni giorno. Se lo togli solo se deve assolutamente farlo. Pazienza, almeno lo lava. Meno male. E quando si è andato con la porta nella doccia. Ah, si lava con tutto il vestito, ok. Guarda che buone quelle patatine. Vuoi del ketchup? Ma sì, ma abbondiamo, signori. Guardate il panzerotto delizioso. Inclini al ketchup. Il tappo cade e tutto il ketchup della bottiglia si versa nel cibo. Ops. Cioè, leggermente le mie patatine sono diventate ketchup e patatine praticamente. Prendi il mio. Che carino, non ho comunque fame. Che carino, Sans, che si gratta le natiche, però va bene. Beh, è stata una pausa lunga. Niente, signori, qui ho fatto un breve taglio perché praticamente Papyrus ci ha raccontato la storia di un fiore, del fiore blu, che a quanto pare è quello che abbiamo visto prima, che ripete. Oh, e comunque sono al verde. Puoi pagare tu il conto? Ma che cosa? No, non lo posso pagare io il conto. Scherzo. Ah, ecco, Grisby. Mettiamo in conto, ma meno male, signori. A proposito, volevo dire una cosa, ma l'ho scordato. Che grande Sans, che mitico Sans. Ci ha raccontato praticamente la storia del fiore blu, che è quello che ripete quello che abbiamo visto prima, no? E che a quanto pare qualcuno lo sta sfruttando per fare uno scherzo a Papyrus. Però non ho ben capito in che senso. Oh, Papyrus! Così sei tornato a trovarmi, certo, devi fare davvero sul serio in merito. Dovrò portarti in un posto molto speciale, un posto dove passa un sacco di tempo. Dove stiamo andando? Ma perché? Mamma mia, che camminata accelerata! Che camminata accelerata! Dove stiamo andando tutti? Ma perché tutti così affettuosi oggi? Cosa sta facendo? Ma che me sta a fare? La maratona? Casa mia, abbiamo fatto il giro dell'isolato per andare a casa sua, va bene? E posso entrare? Sì! Perché ci sono delle strane cose là a muro? Cos'è questo? È un calzino sporco con sopra una serie di biglietti. Sans, raccogli il tuo calzino. Ok. Non rimetterlo giù. Spostalo. Ok.
L'hai spostato 2 centimetri. Portalo in camera tua. Ok. E non riportarlo indietro. Ok. Sta ancora qui. Devo riportarlo in camera mia. Lascia perdere. Ma di che stiamo parlando? Ma sono pazzi comunque. Parliamo. Benvenuto nella scena di casa mia. Alla scena di casa. Divertiti e fai pure con calma. Ok. Qui. Quella è la mia stanza. Se hai finito di esplorare, potremmo entrare e bazzicare come una coppia di amici grandissimi. Entri. No, voglio continuare a visitare un attimino un osso e un'immagine classica. Mi ricorda sempre le cose importanti della vita. Ok, qui la porta è chiusa, ma io voglio entrarci. La porta è chiusa. Vabbè, non mi fanno entrare. Ci sono strani lusci all'orizzonte, ma non mi fanno entrare. E vediamo questa scacchiera che è. Ah no, di qua c'è la cucina. Ok, perché il lavello è così alto? Super fatto, ho innalzato il lavandino. Ora posso metterci più ossi sotto? Guarda un po'. No! Il gatto cosa? Il colpo speciale. Prendi quel cane di impiccione. Maledizione. No, ma qua è pazzia più totale. Sainz, non alla vita, alla musica allegra. Scusatemi, e il cane dove è scappato? È pazzia totale. Posso aprire il frigorifero? Il mio museo mangereccio. Prego, ammira la mia arte culinaria. Ho paura. Metà del frigo è piena di contenitori targati spaghetti. L'altra metà contiene solo un sacchetto di patatine vuoto. Ok, andiamo in camera, Papyrus. Vediamo che cosa mi propone. Quella è la mia stanza. Sì, entriamo, 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 entriamo. Sì. Sì, entri, sì, entriamo, entriamo. No, c'è il letto a forma di macchina. Aspetta, allora, questi sono una botta di ossi che è assurdo. Quelli sono tutti i colpi che ti ho lanciato. Bei ricordi. Sembra sia stato solo ieri. Anche se in base a... Anche se di base è appena accaduto. Ok. Grazioso come mi segui. Quel libro è uno dei miei preferiti. Costruzioni di puzzle avanzati per me. Quello accanto è un altro dei miei preferiti. Cucusettete con coniglietto batuffoletto. Il finale mi fa sempre commuovere. Guarda che bell'anima che ha. Ah, sì, pupazzetti. Ottimi riferimenti per scene di battaglie teoriche. Come faccio ad averne così tanti? Beh, diciamo solo che vengo da un paffuto uomo gioioso che ama fare sorprese. Sì, esatto. Babbo Natale. Mi sta lasciando senza parole, Papyrus. È il mio letto. Semmai andrò in superficie, vorrei guidare in una lunga autostrada. Col vento nei capelli, sole sulla pelle. Certo, è solo un sogno. Quindi invece rombo mentre ronfo. Ok. E di qua dove si va? Non ci sono scheletri nel mio armadio, tranne me a volte. È simpatico però, Papyrus. All'interno sono appesi ordinariamente vestiti. Vabbè, allora andiamoci. Non pensavo di divertirci molto di più, e invece non ci ha fatto divertire. E Sainz per caso apre? No, Sainz non ci apre, quindi andiamocene, signori. No, non volevo entrare qua. Mamma mia, che veloce però, Papyrus. Torniamo giù, signori. Vediamo, continuiamo all'esplorazione. Superiamo la zona del bar di zona ghiacciata. Perché sta diventando nuovamente tutto ghiacciato qui? Ah, ok, per fortuna questa volta siamo riusciti a passare senza troppi problemi. Ok, perfetto. Questo riusciamo a prenderli? No, non ce li fa prendere. Va bene, devono essere dei pezzi di ghiaccio brutti, brutti, brutti. Ok, allora intanto qui risalverei, signori. E vediamo, però continuiamo ad andare avanti. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante di nuovo. Ecco, per esempio qui c'è una cassa, questa è una scatola. Puoi metterci o toglierci un oggetto. Ma perché farlo? Puoi usare gli oggetti nella scatola. Sinceramente, un odiatore della scatola. Usare la scatola? Ma c'è qualcosa dentro la scatola? C'è il guanto duro. Mo porto via il guanto duro e va bene così. Attraversiamo questo ponte che è qualcosa di terribile. Allora, davanti non possiamo andare. Qualcosa mi dice che devo stare attento a questi pezzi di ghiaccio che cadono. Quindi vai, 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 vai. Ok. Oh, un fiore parlante. Giuro di aver visto qualcosa dietro l'acqua che scorre. Giuro di aver visto qualcosa dietro l'acqua che scorre. Allora, signori, qui non c'è assolutamente niente. Qui i pezzi di ghiaccio non ci arrivano. Giuro di aver visto qualcosa dietro l'acqua che scorre. C'è una telecamera dietro quella cascata. Come c'è? C'è una telecamera dietro quella cascata. C'è una telecamera, signori. E quindi? Mi dici altro? No, non mi dice nient'altro, signori. Oh, basta, stai zitto. Ho capito. Quindi, c'è una telecamera. Ma possiamo andare avanti di qua? No, di qua non possiamo andare avanti. Dove cazzo devo andare?
Abbiamo trovato la telecamera, perfetto. E quindi? Attraversiamo il fiume, così? Senza indugio? Easy busy lemon squeezy, easy busy lemon squeezy, attraversiamo. Vai, 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 vai. Ok, siamo passati. C'è una telecamera, signori. Che cosa sta succedendo? Chi cazzo ero lei, quello, signori? Cosa mi sto perdendo? Ciao, Udin, sono qui col rapporto di oggi. Riguardo a quell'umano per cui ti ho chiamata. Se l'ho combattuto, sì, certamente. L'ho combattuto coraggiosamente. Come? Se l'ho catturato? Beh, no. Aia. Ci ho provato tanto, Dean, ma alla fine ho fallito. No, povero Papyrus, signori. Cosa? Prendete tu stessa l'anima dell'umano? Ma Odin, non devi distruggerlo, vedi? Vedi? Occhio, esagerato Papyrus. Troppo vicino. Capisco. Ti aiuterò in qualunque modo possibile. Ahia, signori. Secondo me mi stanno a fregare. No! No, 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 no. Ma che rumore fa? No, 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 Udin, calmati, calmati, Udin. Calmati, Udin, calmati, Udin. Calmati, Udin. Ok. Ok. È sparito, meno male, signori. Ce ne possiamo andare via? Senza troppi. Ok, per favore, un punto di salvataggio. Buono, chi è? Che cosa vuole questo qua? Oi, hai visto il modo in cui ti fissava? No, l'ha visto pure lui, eh? Strano, è stato mitico. Sono troppo geloso, ma vattela, ma vai, ma che hai fatto per attirare la sua attenzione? Ah, forza, andiamo a guardarla. Picchiare i cattivi. Ma che problemi ha questo draghetto senza braccia, signori? Intanto io salvo per sicurezza, signori, per questo video ci fermiamo qui. La cosa si sta intrigando, perché non mi aspettavo che Papyrus adesso facesse un voltaspalle e desse priorità a Udin. Vediamo cosa succede, signori. Comunque, per questo video mi fermo qua. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!